È stata una grande vittoria perché comunque si era messa bene il primo tempo, che abbiamo trovato il gol del vantaggio con Pippo sul recupero palla, siamo stati bravi a fare due passaggi e mettere questa palla in mezzo e a trovare subito il gol. Poi forse ci siamo abbassati un po' troppo dopo il gol, siamo stati ancora 5-10 minuti lì sul pezzo, poi ci siamo abbassati troppo, abbiamo concesso qualcosa. Loro hanno preso fiducia, anche trovando la traversa su calcio da sì, su un colpo di testa. No, no, è girata. Su una girata? Sì, è girata. Ah, sì, che ha preso traversa linea. Poi comunque un colpo di testa su calcio d'angolo Che ha schiacciato. che è uscita di poco, che l'ha schiacciata, quindi hanno fatto due occasioni importanti. Però noi avevamo capito che quando ci lasciavano spazio, comunque potevamo fargli male. Poi secondo tempo forse abbiamo concesso un po' troppo il primo quarto d'ora perché riuscivano a mettere sempre questa palla in mezzo, poi Pasquato ha fatto anche un gran gol, però comunque abbiamo continuato a rimanere in partita abbiamo avuto anche un paio di occasioni prima, dove siamo arrivati al cross, dove siamo arrivati vicino all'area avversaria, poi vabbè, un rigore sacrosanto. Forse c'era anche, come abbiamo detto prima, un episodio molto dubbio a fine primo tempo, quindi se già lì veniva data l'espulsione, magari parlavamo di un'altra partita, però poi con il rigore siamo riusciti a trovare il 2-1 e comunque abbiamo dimostrato di essere sempre stati in partita e di aver portato a casa 3 punti importanti su un campo difficile. A maggior ragione dopo questa situazione qua dove ci sono stati tolti 2 punti, quindi era fondamentale andare subito a fare punti, a trovare i primi punti in trasferta, ma anche a fare questi 3 punti che ci tiravano un po' su da quella zona che, da come ha detto il campo, non ci spetta, ecco, perché con 2 punti in più saremmo la prima squadra ad entrare nei playoff, invece ci troviamo ad essere ancora in una situazione un po' scomoda di classifica, però vabbè, era importante vincere, Confidate che ve li ridiano. ecco. Da quello che ci è stato detto dalla società, dovrebbero restituirceli, però attendiamo la decisione ufficiale. Speriamo, anche perché comunque sappiamo bene di alcune società, che è sempre meglio non fare nomi, però che hanno finito stagioni senza pagare stipendi o senza avere una presidenza, senza riuscire a fare le trasferte e non sono stati dati dei punti di penalizzazione. E poi per una questione abbastanza delicata, societaria, forse per una svista, ecco, se vogliamo chiamarla così, poi sono stati concessi 2 punti di penalità quando magari in altre occasioni sarebbero state concesse solamente delle multe o una multa, ecco. Andare a togliere dei punti che una squadra si è meritata e sudata sul campo credo che non sia assolutamente corretto, però purtroppo prendiamo atto di quello che è stata la decisione e continuiamo a lavorare a fare punti come abbiamo fatto oggi.